Benvenuti a questa nuova puntata di War Room in Novaction. Come spesso succede nel quadro di grandi cambiamenti di policy, di quadro politico, ci si fanno delle domande fondamentali. Per esempio, come cambierà e come sta cambiando e come dovrebbe cambiare il sistema educativo. Ne sappiamo che per qualsiasi passaggio di sviluppo nel mondo digitale, nell'innovazione, non solo è necessario ripensare a come insegniamo, l'Italia insegna il digitale e a come il digitale può essere una opportunità per migliorare l'educazione in generale. Le competenze digitali sono considerate quello che più gravemente manca all'Italia per poter proseguire nella crescita nel mondo digitale. Il Digital Economy and Society Index ci mette all'ultimo posto nella presenza di competenze specializzate nel digitale, ma nello stesso tempo abbiamo vissuto anni di grandi difficoltà nell'adeguamento della scuola, del sistema educativo alle sfide che, per esempio, i lockdown hanno posto. Insomma, il digitale come obiettivo da insegnare, il digitale come strumento per migliorare l'insegnamento. Ne parliamo con Stefano Morigi, che è un filosofo che si occupa di educazione e epistemologia all'Università Bicocca di Milano e all'Università di Modena e Reggio Emilia. Quindi Stefano, come si pone questo tema che ha due facce, ma che sono la stessa faccia, un'interpretazione del digitale in relazione all'educazione? Anzitutto, buongiorno e grazie per l'invito a trattare temi così attuali che attraversano le nostre vite e a partire dai quali potremmo provare a disegnare insieme dei futuri sostenibili, non solo per le nuove generazioni, ma anche per noi che ancora qualche decennio su questa terra dovremo provare a convivere, possibilmente, in termini, pacifici. Il digitale è una grande opportunità, ma come tutte le grandi opportunità può nascondere, diciamo, delle criticità che vanno prese sul serio e affrontate in generale, tanto più sul piano educativo. Come Luca sottolineavi, siamo a un momento di svolta, lo percepiamo come tale anche dal punto di vista psicologico, ma una svolta che in qualche modo è stata imposta anche da fattori esterni inattesi e imprevedibili, come per esempio la pandemia. La pandemia, in parte, non ancora del tutto, ce la siamo lasciata alle spalle. La pandemia ha richiesto, per ovvie ragioni, per garantire una continuità, tanto nelle professioni quanto nella didattica, di utilizzare le tecnologie. Cioè, da un giorno all'altro sono diventate non più un'opzione per chi voleva sperimentare scenari degli apprendimenti, stili di relazioni diversi, ma un obbligo per poter andare avanti rispettando le norme di salute pubblica, insomma, per contenere quantomeno i contagi. E questi mesi, per chi come me diciamo, studia, monitora il rapporto tra tecnologie e società in generale, ma più nel dettaglio tecnologie digitali ed educazione, sono state paradossalmente un'opportunità per vedere come le tecnologie vengono percepite e gestite, certo in uno stato di emergenza, ma più in generale, qual è la modalità con cui vengono usate quando si rivelano effettivamente inaggirabili, necessarie. E quello che si è visto è che al fronte di qualche carenza sulla gestione proprio operativa, quindi anche questo rientra un po' nelle competenze digitali che tu recuperavi, ma questo lato di competenze sono state in qualche modo colmate in termini rapidi, non fosse altro per la necessità e l'urgenza del momento. Quello che si è reso più evidente è, dal mio punto di vista, perlomeno, una assenza di cultura del digitale. Mi spiego. Distinguerei due livelli per provare a rispondere alla tua domanda. Una cosa è
L'aggiornamento informatico delle competenze per gestire i dispositivi sempre più performanti che il digitale ci mette a disposizione e che ogni giorno abbiamo nuovi prodotti su cui aggiornarci, magari senza seguire troppo il mercato, ma un po' più la logica e le necessità di cui abbiamo effettivamente bisogno. Altra cosa invece è la cultura con cui dovremmo riuscire a integrare il digitale nelle nostre esperienze di vita, nelle nostre esperienze professionali, tanto più in contesti educativi. Però questo è un salto che ancora non abbiamo fatto e per riprendere appunto il tema delle competenze digitali, io guarderei un po' con attenzione e so di dire una cosa che magari non incontra come dire, la condivisione di molti. Starei attento, come alcuni anche a livello istituzionale hanno detto, nel proporre ore dedicate alla cultura o all'innovazione digitale o appunto al perfezionamento, al miglioramento delle competenze digitali degli studenti, perché costruire ore di digitale, passami la brutale semplificazione, significa ancora una volta fare del digitale un corpo estraneo, quando invece dovrebbe essere un linguaggio aggiuntivo con cui ripensare le modalità di insegnare e apprendere le diverse materie. Cioè, il digitale dovremmo farne i conti da più punto di vista con questo aspetto. Non è un corpo estraneo che giustapponiamo alla tradizione, qualsiasi cosa si intenda per tradizione pedagogica, scolastica, educativa, ma è la nuova, se mi passi la brutta parola da filosofo, la nuova ontologia, il nuovo mare dentro cui dobbiamo insieme imparare a nuotare. Però, se mi consenti ancora una battuta, c'è un piccolo problema. Perché imparare a nuotare nel mare è già difficile di per sé, ma quando si parla di media e il mare è un medium, ci sono delle difficoltà molto note ai mass mediologi, cioè a chi i media studia, ma ben prima che il digitale si affacciasse sulla scena della storia. Già McLuhan negli anni 60, quando ovviamente per ragioni storiche non si occupava di digitale, raccontava una famosa storiella dei pesci che poi riprese anche Foster Wallace, no? Dove un pesce anziano incontra due pesci più giovani, li guarda e gli dice: "Salve ragazzi, com'è oggi l'acqua?" E i ragazzi, cioè i ragazzi, i due pesci, i ragazzi, si guardano tra di loro un po' basiti e dicono: "Ma che cos'è l'acqua?" Paradossalmente, i due pesci più giovani non sapevano cos'era l'acqua perché non avevano conosciuto altro che l'acqua e non avevano magari, come era successo al pesce più anziano, avuto l'occasione di fare un salto fuori dall'acqua o essere pescato e ributtato. E quindi, avendo sperimentato uno stato diverso dall'acqua, avevano capito anche che cos'è l'acqua. Ora, questa storiella McLuhan la prendeva per spiegare che quando un contesto mediato da un dispositivo, siano i mass media dei suoi anni o il digitale dei nostri, diventa diffuso, pervasivo e pervasive e consuetudinarie diventano le pratiche, le interazioni con questo tipo di dispositivo, succede una cosa strana, cioè diventa invisibile. Per cui io credo che un'operazione culturale sul digitale sia in qualche modo strutturare un'educazione che faccia emergere le storie di cui noi siamo protagonisti inconsapevoli e le cui trame sono il prodotto della nostra interazione con questi strumenti, non solo per sapere in che mare stiamo nuotando o imparando a nuotare, ma anche per riuscire, acquisita questa consapevolezza, riuscire a essere un po' più proattivi nell'uso del digitale. Quindi immaginare di riuscire a creare nuove modalità di proporre le discipline, tanto quelle umanistiche quanto quelle scientifiche, oltre che il rapporto tra studenti, tra loro e tra studenti e docenti, che possa, non dico archiviare, ma ad affiancarsi a quello più tradizionale, cioè frontale, quello delle lezioni trasmissive, che era
invece l'efficace e opportuna mediazione con la tecnologia libro, che nessuno vuole, ci mancherebbe archiviare, ma siccome le tecnologie evolvono e noi con questo concetto dell'evoluzione dovremmo e dobbiamo continuare a fare i conti, perché preferirei parlare di evoluzione che non di progresso, sono due logiche completamente diverse, beh, dobbiamo sempre di nuovo fare i conti con dei dispositivi che ci riscrivono nel mondo, che ci proiettano, ci tuffano in un'acqua diversa. Quindi, Infatti, scusami. no, infatti all'inizio dell'epopea di internet no, non ci si tuffava, ma si surfava. Esatto. Si stava sulla cresta dell'onda offerta dal nuovo mezzo ed è solo poi che ci siamo tuffati in mezzo, siamo immersi nell'internet mobile, nell'internet che circonda completamente il nostro ambiente. In futuro, secondo alcuni, finiremo nel metaverso, addirittura un'immersione completa. Questo, dal punto di vista educativo, è un argomento, profondo. Da un certo punto di vista, si impara prima di tutto rendendosi conto dell'acqua nella quale stiamo, nuotando, come dice Stefano Morigi. E una volta che ce ne siamo resi conto, un po' perché abbiamo ricostruito la storia di come siamo arrivati fin qui, un po' perché abbiamo ricostruito i principi fondativi di questo nuovo contenitore della nostra esperienza educativa, allora possiamo anche occuparci di altre questioni. E da questo punto di vista, come dice Stefano Morigi, la struttura del mezzo di comunicazione digitale parte, per quelli che se lo ricordano, la tecnologia che serviva al miglioramento della ricerca fisica al CERN, quindi una tecnologia pensata non per la trasmissione di informazioni, ma per la condivisione di un percorso di ricerca, e questo c'entra con l'educazione, no? Entra molto. Tu, rifacendo in poche battute, ma in modo molto efficace e pertinente, la storia del digitale, per come si è sviluppato, ma riconducendolo alla sua matrice culturale, che è quella della comunità scientifica, no? Essendo soprattutto il web nato all'interno appunto del CERN di Ginevra, quando Tim Berners-Lee lo progettò in qualche modo corrispondendo a una richiesta che veniva dalla comunità stessa, che chiedeva di fare quello che ha sempre fatto in maniera qualitativamente aumentata. E dunque lui pensò a uno strumento che consentisse di migliorare, potenziare le modalità di collaborazione tenendo memoria istituzionale del progetto, diceva Tim Berners-Lee, che è una frase apparentemente burocratica, ma che lascia intravedere un aspetto fondamentale e trascurato del digitale, che non è dunque anzitutto uno strumento di connessione per gestire le distanze, come è stato usato durante la pandemia per lo più, ma è uno strumento, come direbbe il nostro comune amico Maurizio Ferraris, che registra, dunque tiene memoria, dunque produce dati, dunque produce una nuova ontologia che dobbiamo imparare ad abitare. Tutti tendono a vedere questo fatto della registrazione e dunque della produzione di dati come una sorta di grande fratello nel quale siamo precipitati e da cui mai più usciremo, ma credo che sia proprio quella consapevolezza che prevede e richiede una cultura delle macchine, senza della quale non si va da nessuna parte, che potrebbe consentirci un uso calibrato e chirurgico dei dati. Di recente, tra i molteplici studiosi che lavorano su questo argomento, mi piace ricordare Lev Manovich, che ha pubblicato un libro che si chiama Cultural Analytics, cioè gli analitici culturali, perché evidentemente, ma l'aveva già intuito un promettente studioso di filosofia che si chiamava Hegel, quando un fenomeno cambia quantitativamente oltre una certa soglia, cambia anche qualitativamente. Quindi, dal momento in cui noi abbiamo, ci piaccia o non ci piaccia, di lì va l'evoluzione delle macchine, dobbiamo gestire una quantità di dati vasta, dobbiamo attrezzarci di una serie di strumenti, anche culturali, per renderli intellegibili, e questo ci consentirà di monitorare
di visualizzare, di rappresentare fenomeni sociali, educativi, culturali in senso lato, che adesso non possiamo neanche intercettare, perché siamo orientati su strumenti che sono efficaci e sono stati efficaci all'interno di ontologie non digitalmente aumentate. Quindi questo salto è un salto culturale, non è solo un salto tecnologico. Finché continueremo a pensare che è solo un salto tecnologico, ci destineremo al disastro, ma non perché gli algoritmi penseranno per noi o l'intelligenza artificiale prenderà il potere. Queste sono fantasie di chi non conosce le macchine e di chi non ha una cultura delle macchine. Uso volutamente la parola macchina perché evoca tutta una storia oltre che un concetto. E poi mi piace, visto che ragionavamo sul termine evoluzione, affiancare alla tua riflessione, che in qualche modo collocherei in una nobile tradizione che è quella cosiddetta dell'archeologia dei media, che non è solo una storia, ma è una ricostruzione archeologica dei significati conseguenti alle nostre interazioni con i media, affiancherei a questo qualche considerazione che viene dalle neuroscienze e dalla neurobiologia. Di recente un importante neuroscienziato, noto anche in Italia perché i suoi libri sono stati quasi tutti tradotti, che si chiama Michael Tomasello, ha appunto scritto un testo intitolato Becoming Human, diventare umano. Sottolineo diventare umano, non essere umano. E proprio praticamente nelle prime pagine di questo libro mette in guardia il lettore dicendogli: attenzione, parliamo di specie in generale, poi arriveremo a occuparci anche della specie che ci riguarda, cioè la specie Homo sapiens. Dobbiamo cominciare a prendere atto sul serio del fatto che un pesce, visto che prima parlavamo di pesci, torno su questi temi, non eredita solo le pinne, eredita anche l'acqua. A proposito dell'esempio di prima, non cita quella storia, ma è come se lo facesse e probabilmente lo fa in maniera implicita. Che cosa vuol dirci Tomasello? Vuol dirci che la moderna teoria dell'evoluzione, e anche per questo dicevo prima, usiamo la categoria evoluzione e non la categoria progresso, ci ha mostrato che le specie, compresa la nostra, e dunque non solo i pesci, non ereditano solo i geni, ma tanto quanto ereditano i geni, le specie, ereditano gli ambienti dentro cui si sono sviluppate, gli ambienti che hanno in qualche modo agevolato anche in termini ostili, sembra un paradosso ma è così, l'evoluzione. Ora, se noi ereditiamo ambienti, l'imparare a nuotare di prima diventa chiaro, no? Diventa capire di cosa siamo il prodotto culturale e sociale, di quali contesti siamo il prodotto culturale e sociale. Ma se noi proiettiamo questa consapevolezza che ci viene dalle neuroscienze sul futuro, mi pare abbastanza intuitivo che chi vuol gestire in maniera sostenibile e plausibile le tecnologie, e in particolare le tecnologie digitali con tutto quello che questo comporta, non può altro che progettare eredità. Cioè, in questo senso, e con te Luca mi è già capitato di confrontarmi su questi temi, non possiamo che immaginare il futuro come ciò che resta. Cioè, noi dobbiamo progettare eredità nel senso di concettualizzare la nostra interazione con le tecnologie come la produzione di contesti, di immaginare che l'ambiente, il contesto, non è altro che un'organizzazione che si va strutturando, e queste sono ancora parole di Tomasello, come risposta a sfide adattive specifiche. Dunque, la nostra progettazione che implica, che coinvolge, che integra le tecnologie, non può essere che la come dire, condivisione di sfide adattive plausibili, rispondendo alle quali i nostri studenti, se parliamo di educazione, ma in senso più lato potremmo parlare nello stesso modo di cittadinanza, ma parliamo pure degli studenti, rispondendo a quelle specifiche sfide adattive, costruiranno delle pratiche di relazione e di interazione che andranno a costituire gli ambienti. Cioè, gli ambienti non sono scatole dentro cui mettiamo le persone, non sono ambienti virtuali come questo stesso che stiamo abitando, ma gli ambienti dobbiamo cominciare a pensarli come il prodotto, la risultante dell'interazione con le tecnologie che vogliamo utilizzare, dati certi obiettivi
che un biologo, un neurobiologo chiamerebbe sfide adattive. Allora cominciamo a porci in una prospettiva che, se mi consenti, mi azzarderei a definire culturale, perché smette di considerare le tecnologie in relazione alla loro informatica performatività e forse contribuirebbe a smarcare il dibattito sulle tecnologie digitali da categorie come l'uso, l'abuso. Dobbiamo dare il cellulare a che età ai bambini, e lo si potrà usare il cellulare piuttosto che il tablet in aula o no? Queste sono domande che attengono alla buona educazione, non alla riflessione sulle tecnologie. Quindi rispondano le famiglie a queste domande: a che età dare il cellulare ai propri figli, al netto di tutte le criticità che pur ci sono, ma che non sfiorano minimamente la complessità del nostro rapporto con le tecnologie. Non sfiorano minimamente la questione che tu ponevi all'inizio della nostra chiacchierata, cioè siamo a un momento di svolta, o che perlomeno percepiamo come tale, come possiamo reimpostare il nostro dialogo, la nostra dialettica, la nostra interazione con le tecnologie per immaginare scenari concreti e plausibili dentro cui disegnare forme di futuro sensato, condivisibile e, appunto, come si diceva, in qualche senso pacifico. Credo che molte suggestioni ci vengano dalle scienze. E anche lì cominciamo una buona volta a considerare le scienze come degli scenari, dei contesti culturali da cui pescare per lavorare insieme con le cosiddette humanities. Si parla tanto di un nuovo umanesimo, alcuni dicono rinascimento, poniamo l'uomo al centro, tutte espressioni che si sentono, ma quale nuovo umanesimo si potrà mai fare senza una cultura delle tecnologie? L'umanesimo storico, quello che è già accaduto, era una grande epoca di cultura tecnologica. Nessuno dei campioni dell'umanesimo era a digiuno di cultura tecnologica. Non cito neanche Leonardo, ma si pensi a Leon Battista Alberti, per alcuni versi anche più sofisticato del sopracitato. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Si pensa di difendere quali valori dalle tecnologie? Dopotutto, andando in fondo a questo discorso, questa la butto lì come semplice ma bonaria provocazione, tanto i concetti possono, e dunque anche i valori, possono essere considerati come degli strumenti con cui migliorare i nostri ambienti, tanto gli strumenti che utilizziamo, che costruiamo, che perfezioniamo nella nostra interazione, nell'interazione che hanno con noi, hanno una potente ricaduta concettuale. No, quindi è inutile costruire divisioni manichee, ma pensiamo che tanto i concetti sono strumenti quanto gli strumenti hanno una ricaduta concettuale. Lavoriamo dentro un solco un po' più pragmatico e pragmatista, che forse ci aiuta a ragionare in termini ambientali per integrare la tecnologia in un contesto che comunque dovremo imparare a non solo a concettualizzare, ma proprio fisicamente ad abitare sempre e di nuovo, come direbbe Husserl. Beh, insomma, a parte Husserl, è chiaro che il tema posto è un tema di riconfigurazione dell'idea che abbiamo dei media come un ecosistema, e la nostra relazione con i media assomiglia a quella che Tomasello ha raccontato per l'evoluzione dell'umano. Quindi a un certo punto l'argomento è: possiamo adattarci alla situazione data oppure possiamo modificare la situazione data, il contesto nel quale si sviluppa la nostra cultura. Que se questo contesto lo chiamiamo media, possiamo pensare alla riprogettazione dei media. Per recuperare il concetto di eredità, per pensare che il futuro è ciò che resta, che cosa dobbiamo pensare nella riprogettazione del sistema dei media digitali in una funzione che abbia un impatto di costruzione culturale educativa di grande visione? E a questo punto chiederei a Stefano Morigi che cosa vede anche a livello di esempi, oltre che a livello di concetti, nelle trasformazioni che stanno attraversando le istituzioni dell'educazione, che hanno chiaramente un impatto sulla qualità del sistema, dell'ecosistema dei media, come le scuole, naturalmente, le biblioteche, ma anche i musei. Sì, anzitutto
Voglio aggiungere un dettaglio a quanto stavi dicendo, riassumendo perfettamente quello che ci siamo detti nelle scambi precedenti. Cioè, questa idea di pensare l'eredità o di vivere le tecnologie come sostanzialmente, semplifichiamo, come ambienti, nei termini di Tommasello ha un duplice, significato. Cioè, noi ereditiamo ambienti ed eventualmente progettiamo ambienti. Ma questo vale dal punto di vista evolutivo, sia da un punto di vista ontogenetico che filogenetico. Cosa vuol dire? Che riguarda sia la specie nella sua evoluzione, sia la crescita dei singoli, cioè di un bambino che cresce, eredita degli ambienti e crescendo ne acquisirà degli altri. Quindi non è solo un macro discorso, ma è anche un micro discorso che ci riguarda quotidianamente, che ci carica di responsabilità, e questo mi fa gioco anche per provare a rispondere alla tua domanda che è complessa e poi appunto si affaccia su un futuro ancora pieno di incertezze. Certo che quell'archeologia dei media a cui tu alludevi prima potrebbe essere uno degli strumenti per capire come ridisegnare la scena degli apprendimenti, scuola, della condivisione dei saperi, della tradizione, semplifico in questi termini, biblioteche, o della proposta di un patrimonio culturale importante, che sia umanistico piuttosto che artistico, scientifico e musei, notevole. Credo che sia una delle poche strade, cioè è difficile farne senza. Anche qui parto dai musei e torno indietro. C'è un fatto che a me ha sempre colpito. Quando Hegel scriveva le pagine di quella che poi è diventata la sua monumentale estetica, a Berlino si stavano costruendo le grandi collezioni dell'Altes Museum. E Hegel ovviamente era entusiasta di questo, perché si stavano costruendo delle importanti istituzioni che avrebbero conservato, reso pubblico, accessibile, patrimonio culturale straordinario, quello che ancora adesso, andando a Berlino, possiamo visitare. D'altra parte, notava che quando, in questo caso lui parlava di arte, scrivendo appunto di estetica, che quando l'arte entra in un museo, dall'essere un'esperienza sensibile del vero, diventa un'esperienza intellettuale, concettuale, del fenomeno artistico. E quindi c'è un salto epocale, avrebbe detto lui, che appunto avrebbe dato uno sguardo altro, una destinazione e forse anche una fruizione completamente diversa dell'arte rispetto a quella che aveva quando appunto, abitando la città, diciamo così, o gli spazi pubblici, narrava il vero, perché veniva percepita sensibilmente, non era un oggetto di studio, ma lo narrava a più persone in maniera diversa, anche con tutti i fraintendimenti del caso, ma era un'esperienza sensibile della verità, che è stata poi superata concettualmente anche grazie a un'istituzione che, secondo precise logiche, scientifiche, rigorose, ha fatto diventare l'arte un oggetto di studio e non di esperienza. Ora, questo passaggio epocale, fondamentale, importantissimo, che ovviamente nessuno in qualche modo rinnega, tantomeno io, però potrebbe essere in qualche modo, non dico superato, ma sublimato per certi suoi aspetti dal digitale. Perché tra le tante caratteristiche del digitale, qualcuno l'abbiamo ricordato prima, la registrazione, la memoria, anche ovviamente la connessione, anche il fatto che è nato in contesti, diciamo così, cooperativi, in cui conoscere significa sostanzialmente cooperare, come la comunità scientifica, ma tra le tante cose, il digitale consente, anzi direi richiede, la giusta posizione, direi armonica, di più linguaggi. Cioè, nel digitale, se una cosa la devi vedere, la puoi vedere, la devi vedere. Se la puoi ascoltare o sentire, la devi ascoltare o sentire. E così, se la devi leggere, se la puoi leggere, la devi leggere, eccetera. Ora, credo che l'opportunità del digitale, compreso il fatto che si può passare da un linguaggio all'altro nel digitale, perché una scrittura può diventare un suono piuttosto che un'immagine, no? Riscrivendola, riprogettando. Certo, anche qui appunto bisogna avere una competenza, una cultura per farlo, ma si può. Ecco, io credo che per molti versi
un'istituzione come il museo potrebbe diventare una palestra d'avanguardia di cultura digitale, perché se accogliesse la sfida, diciamo così, plurilinguistica o multicodicale che il digitale lancia, se venisse in qualche modo raccolta, potrebbe farsi appunto luogo, potrebbe farsi spazio-tempo di una serie di esperienze che il museo tradizionale non poteva strutturalmente consentire, essendo costruito su altri parametri, su altre regole. Cosa analoga potrebbe accadere alle biblioteche, e forse le biblioteche sono quelle, non necessariamente in Italia, con qualche rara eccezione, ma molto più frequentemente all'estero, che stanno lavorando in quella direzione, e perché no alle scuole. Quello prima che, quanto prima accennavo a proposito della necessità di superare la lezione frontale come proposta unica di insegnamento e apprendimento, non è affatto appunto il tentativo di archiviare il vecchio per dar spazio al nuovo. Sarei uno che ragiona in termini di progresso, ma di un progresso becero, che neanche Auguste Comte pensava in questi termini, no? No, io pensavo invece all'idea, ma molti come me, io a loro mi affianco senza alcuna pretesa di originalità, quella di pensare il digitale come strumento per ridisegnare la scena, concretamente uso apposta la parola scena, perché immagino la scuola come un teatro. Il digitale può trasformare l'aula in una scena degli apprendimenti che dà libero sfogo alle potenzialità proprie di ciascun linguaggio. Mi viene in mente una famosa battuta di un grande pittore che io apprezzo molto, che è Edward Hopper, il quale una volta, rispondendo a un giornalista che gli ha fatto una delle domande forse solite che si fanno, non lo so, me lo dirai tu se è così, Luca, ma un pittore dice: ma lei perché ha deciso di dipingere? Lui aveva un carattere un po' schivo, non rispose direttamente a questo giornalista, però andò a casa e la risposta la affidò al suo taccuino, che è rimasto, e per questo io sono riuscito a recuperare la risposta di Hopper a quella domanda. E la risposta di Hopper è molto interessante, anche per gli argomenti che stiamo trattando. Hopper disse, scrisse in un suo appunto una breve nota: se avessi potuto scriverlo, l'avrei fatto. Ciò a dire che la potenzialità espressiva della scrittura, che c'è ed è notevole, è anche un limite, come ogni potenzialità è dall'altro punto, dall'altro lato, no? È un limite. Per raccontare, non so, quei silenzi, quelle atmosfere di solitudine un po' desolata che abitano i quadri di opere, che riverberano per esempio in certi film della produzione nordamericana, per esempio Hitchcock, che molto si ispirò a lui, bene, probabilmente le immagini erano più potenti della scrittura. E i suoni, ci sono esperienze di musicisti che si sono ispirati ai quadri di Hopper per dare ulteriormente partecipazione ai fruitori di quelle opere, di quell'atmosfera che appunto le parole da sole non potrebbero restituire. Allora, perché non lavorare in questa direzione anche dal punto di vista di un ripensamento della didattica e anche di uno smantellamento, mi rendo conto che è complicato e non può avvenire da un giorno all'altro, ma uno smantellamento di quel porzionamento rigoroso tra discipline, la letteratura, la filosofia, la matematica. I problemi non sono divisi, quelli che si incontrano nella vita di tutti i giorni, ma anche nel lavoro di un ricercatore, qualsiasi disciplina lo occupi, non sono divisi per discipline, sono problemi e sono sfaccettati, e sempre di più, visto che in quel mare digitale siamo immerso, sempre di più richiederanno diversi linguaggi e dunque diverse competenze, direi diverse sensibilità, per essere prima compresi, poi gestiti e potenzialmente risolti. Allora, probabilmente anche un ammorbidimento di quella separazione rigorosa tra discipline, che corrispondeva a un modello di educazione che funzionava per quando è stato pensato e per formare le persone che dovevano andare a fare certe professioni, ed era un modello costruito su una matrice culturale precisa, che è un supporto al tempo stesso fisico che concettuale, cioè la pagina di un libro, e adesso va un po' superata. La pagina ancora
dà l'impronta ai nostri computer. Dopotutto, come si chiama appunto, la home page di un sito? È ancora il modello e la pagina. Noi, quando scriviamo qualcosa, scriviamo su una pagina di un documento, è ancora la pagina che ci domina. Di nuovo, non voglio archiviare, ma c'è la necessità di aggiungere, arricchire, trovare nuove modalità di espressione, una nuova sensibilità estetica. Io a volte mi permetto di dire anche una nuova educazione estetica. Pescando questo termine dall'Ottocento, con tutta la responsabilità, di chi, dovrebbe in qualche modo riattualizzarlo in una nuova antologia, in un nuovo mare, per nuotare nel quale bisogna imparare a esprimersi, a dialogare, a costruire senso, a rivedere scenari, utilizzando diversi linguaggi, facendo il conto con tutto un mare appunto di dati di cui possiamo disporre, che non sono necessariamente il teatro di un grande fratello, ma anche una potenziale risorsa per intervenire anche chirurgicamente sugli apprendimenti e le necessità formative degli studenti. C'è ormai una letteratura scientifica importante che andrebbe presa seriamente in considerazione sul tema, per esempio, dei cosiddetti learning analytics, che sono i dati che producono gli ambienti virtuali di apprendimento. Un docente in grado di analizzarli, comprenderli, è in grado di capire meglio e di più cosa i suoi ragazzi collaborando magari hanno fatto e all'interno di una collaborazione cosa i singoli hanno prodotto o non prodotto e dunque quali sono i loro talenti e anche i loro bisogni, quali sono le criticità o le potenzialità rimaste inespresse e da lì andare a correggere artigianalmente, mi verrebbe da dire, la sua progettazione didattica, intervenendo anche sui singoli e non sulla classe come di necessità io stesso, ma credo tutti i docenti adesso facciamo quando abbiamo di fronte dai 30 ai 200 persone sostanzialmente. Sono uno equivalente all'altro. Quindi c'è la possibilità di un intervento anche più mirato, più attento, più calibrato, più sostenibile, ma tutto ciò, e torniamo ancora all'inizio, richiede una cultura del digitale che non può e non potrà mai essere ridotta o semplificata a un aggiornamento informatico delle competenze degli attori di questa nuova ontologia. La tecnologia è parte del nuovo mondo, non è il nuovo mondo. Ringraziando Stefano Morigi, cerco di sottolineare che in questa grande trasformazione fatta di tappe evolutive attraverso la quale stiamo passando, evidentemente anche questo momento, questa attualità nella quale qualcuno si porrà la questione di come riattivare e riprogettare il sistema educativo, tutte queste esperienze e concettualizzazioni che Morigi ci ha insegnato a guardare e a sottolineare dovranno essere necessariamente un punto di partenza. Non è il digitale la soluzione, non è nemmeno il problema. Perché le sofferenze o le critiche nei confronti della DAD, per esempio, sono state semplicemente il frutto del fatto che la questione era posta male. Il grande insieme di miglioramenti che il sistema digitale può dare all'interazione ben concettualizzata tra chi insegna e chi apprende, per esempio, attraverso l'analisi di questi dati che vengono generati nel corso delle lezioni e delle esperienze educative, è chiaramente un miglioramento potenziale di quello che facciamo nell'ambito educativo. Credo che questa sia solo una delle molte indicazioni che ci sono venute da Stefano Morigi, che ringraziamo ancora. Grazie Da a voi. un paese che nelle sue scuole ha adottato praticamente soltanto una piattaforma e che quei dati li manda oltreoceano. Ringraziamolo quindi ancora e speriamo di averlo altre volte a ragionare intorno a queste cose fondamentali qui a War Room Innovation. Grazie a voi.